Non so se vuole partire da qui o dal discorso ieri di Conte. Ma il discorso ieri di Conte mi sembra un discorso molto giusto, nel senso che ha cercato di fare un appello agli italiani invece di chiedere la fiducia alle Camere o probabilmente lo dice tra le righe che non riesce a parlare con Salvini e probabilmente quindi ha trovato questo modo, anche spinto da Mattarella sicuramente, che ha nella sua visione paura nel futuro dell'esercizio provvisorio, perché questo è il punto focale. Il 15 di ottobre dobbiamo presentare il bilancio alla Comunità Europea e quindi questo è il punto più importante. Cioè lo snodo cruciale è questo, quello dei conti. Lo snodo cruciale, e quindi la settimana prossima, dal mio punto di vista, anche spinti dai sondaggi giusti dei cittadini che non vogliono un'altra votazione, ma chi la vuole un'altra votazione? Non è pronto nessuno a fare questa votazione, ma soprattutto per il bene degli italiani, in questo momento bisogna superare la legge di bilancio, bisogna cercare di sterilizzare i problemi che abbiamo sull'IVA, bisogna cercare di tirare avanti e fare in modo che la percezione degli investitori sia diversa, soprattutto perché se guardiamo gli indici economici vediamo che gli investimenti sono sotto zero, se ne stanno andando tutti gli imprenditori. Quindi dobbiamo far capire, lo dico diciamo da una persona che non è in questo governo. Diciamo così, io traduco in maniera un po' prosaica, sarebbe una iattura se ci fosse il voto anticipato. Va bene questa traduzione non o no? Ci sarà, dal non mio ci punto sarà. Di vista. Devo andare da Silvia Sardone, però faccio un piccolissimo passaggio con Fabio Martini, da grande esperto di queste cose, per chiedergli, perché questa è un'altra questione che va approfondita. Se Conte si dimettesse, no? Nelle mani del capo dello Stato, questo non vorrebbe dire automaticamente elezioni anticipate o sì? Sì. Sì? Sì, verrebbe dato un incarico finale esplorativo probabilmente al Presidente del Senato, faccio qualcosa che non è neanche ne ha in mente dei, cioè in mente presidenti, e a quel punto si constaterebbe l'impossibilità di fare un governo tecnico a tempo, perché chi lo voterebbe? Dovrebbero votarlo tutti, molto difficile, quasi impossibile, sarebbe a rischio spread e quindi la procedura più probabile sarebbe uno scioglimento veloce in modo da poter ma votare. Ma non ci potrebbe essere l'ipotesi di un cambio di premier senza necessariamente sciogliere le Camere? No, non lo so, magari è un'ipotesi. Vabbè, l'unico premier alternativo all'attuale che comunque appunto si è presentato in modo molto elegante, in parte anche credibile in questa sua, sarebbe una Presidente del Consiglio attribuita a Matteo Salvini. Credo che quindi già mi pare l'idea di un rimpasto, insomma si sono rassegnati se ci dovesse essere. Figuriamoci poi se ci fossero anche, no? Cambiamento di linea politica. Realisticamente si sono rassegnati a tante cose, ma non magari Giorgetti. Ah, magari dice non Salvini, lo tengono in caldo il leader della Lega per il futuro, intanto Giorgetti facente funzioni, mettiamola così. Allora, Silvia Sardone, parlava a Salvini Conte, no? Evidentemente, no? Ma guardi, il voto delle europee dà fiducia a questo governo, non solo i sondaggi che ha fatto vedere prima lei, ma lei consideri che Lega più Movimento 5 Stelle superano il 50% dei consensi, quindi i cittadini vogliono che questo governo vada avanti. È chiaro che ci deve essere però una linea chiara e precisa, cioè non è che si può tenere tutto fermo, noi siamo per la politica dei sì e anche per una politica che in qualche modo metta al centro la crescita dell'Italia. Ha appena lei fornito i dati della disoccupazione. Sì. Noi pensiamo che insomma, i dati di una disoccupazione decente siano intorno al 4-5%, non certo i dati che abbiamo oggi, e che quindi insomma, sia necessario far crescere il nostro paese anche partendo dalla diminuzione della pressione fiscale. È chiaro che mettere insomma, dei
dei rallentamenti alla flat tax o alle grandi opere vuol dire non far crescere il nostro paese. Chi li mette? Il voto elettorale, guardi, lei avrà notato in questi giorni, forse l'ho notato solo io, ma no, le dichiarazioni anche per esempio sul decreto sicurezza bis che doveva essere approvato prima delle elezioni. Avrà notato sicuramente la posizione del Movimento 5 Stelle sulla TAV, è chiaro anche che in quel caso il voto del Piemonte è un voto chiaro e palese. Lei consideri che di tutti i candidati presidenti solo uno non voleva la TAV, che era quello del Movimento 5 Stelle, che mi pare si sia attestato intorno al 13%. Allora, in questo contesto, secondo me è fondamentale mettere al centro insomma il voto elettorale e il voto dei cittadini. Non c'è dubbio, posso farle una domanda? No, ieri, proprio nella primissima reazione a caldo di Salvini alle parole di Conte, Salvini rimetteva al centro l'agenda leghista, mettiamola così, e io vado, cito testualmente, flat tax e taglio delle tasse, e lì con il Movimento 5 Stelle Conte dice ci vuole una riforma più generale del fisco, però lì i 5 Stelle hanno detto sì, purché non favorisca i ceti diciamo più ricchi. Poi riforma della giustizia, capitolo delicatissimo per il Movimento 5 Stelle. Decreto sicurezza bis dovrebbe essere tutto, con prudenza lo dico, risolto, era stato rimandato alla vigilia delle europee, appunto al dopovoto. Poi c'è l'autonomia. Autonomia regionale, altro capitolo su cui i 5 Stelle hanno detto no, non vogliamo che si spacchi l'Italia in due. Poi c'è il rilancio degli investimenti. Aspetti, il rilancio degli investimenti, la revisione dei vincoli europei e il superamento dell'austerità e della precarietà. E anche su questa voce, diciamo, ci sono molti distinguo. Ieri Conte l'ha detto chiaramente, ma anche da parte dei 5 Stelle. Allora la domanda che le faccio è vero che Salvini dice vogliamo i sì e non vogliamo più i no? Ma come fa il vostro principale partner di governo a dire sì, come lo intendete voi, su tutto questo campionario? Io non lo so, glielo chiedo. Ma guardi, in questo anno abbiamo governato insieme con sensibilità diverse. Non capisco per quale motivo, insomma, al di là dei toni della campagna elettorale, poi non si possa proseguire con una collaborazione, ovviamente mettendo al centro il voto degli italiani e quello che gli italiani vogliono. Questo però, lei mi ha citato prima l'autonomia, sono andati al voto gli italiani in alcune regioni chiedendo l'autonomia. Non c'è dubbio. Dato che ho fatto un po' di gavetta in politica, tengo sempre ad ascoltare il voto dei cittadini, no? Insomma, che poi sono quelli che ti eleggono. Certo. Quindi se li mandiamo a votare e si esprime in un certo modo, come minimo dovremmo portare avanti poi quello che i cittadini ci chiedono. Io capisco insomma che lei mi dice, Sardone, in qualche modo questi sono provvedimenti che faranno magari venire un po' di mal di pancia a alleati di governo. No, qualcosa in più forse di un mal di pancia, forse. Va bene, io le rispondo che c'è un contratto di governo e in virtù di quel contratto di governo alcuni provvedimenti come il reddito di cittadinanza hanno avuto il sostegno della Lega, che voglio dire non aveva nel programma elettorale originario. Quindi se si fa un percorso insieme è chiaro che si deve tenere in considerazione la sensibilità dell'uno e dell'altro, ma è chiaro anche che non si può bloccare ma questo è chiaro. Alcune cose vanno portate avanti e il voto degli italiani alle europee serve anche, secondo me, per stabilire delle priorità. Però Salvini oggi lo dice forte di quel 34% e passa, come dire, o le facciamo come diciamo noi o salta tutto. Adesso la sto molto volgarizzando e la politica è molto più complessa, però mi pare che sia questo il senso, o no? Certo, ma questo è un governo nato male, perché ha messo insieme due forze politiche eterogenee facendo l'operazione disinvolta di un contratto di governo che non è stato altro che la cucitura dei due programmi elettorali delle due forze politiche e che evidentemente non stavano insieme. Adesso arriva il nodo, è arrivato al pettine. Sì. Salvini pretende il controllo dell'agenda politica. Passaggio lampo da Gaetano Bedullà. Non è che ha molte alternative il Movimento 5 Stelle. O dice obbedisco
o torna all'opposizione. Ma, mi pare una lettura riduttiva quella di... Vorrei capire tu se c'è la terza via, per così dire. Una forza politica che tra l'altro ha ancora un consenso importantissimo nel Paese, che è maggioranza in Parlamento, ma anche nel Paese è come dire, estremamente significativo come una ruota di scorta di un programma che non è tra l'altro quello del Movimento 5 Stelle. Guardate, io penso che siamo in una situazione veramente complicata, dove però non vanno letti soltanto gli elementi negativi, ci sono degli elementi positivi che hanno il loro valore. Tu dici, vediamo il bicchiere mezzo pieno. Ecco, ne elenco uno, ne abbiamo già parlato, cioè abbiamo il problema di affrontare i conti, affrontare l'Europa domani mattina, non tra un mese, la manovra, eccetera. Abbiamo un fatto, come dire, anche di rapporti che non sono così inesistenti. Io sottolineo che nella vicenda in cui Luigi Di Maio è stato messo in grande difficoltà all'interno del suo movimento, in discussione, c'è stato un voto su Rousseau, ma Salvini si è comportato con Di Maio in modo più amicale rispetto a tanti degli stessi 5 Stelle. Certo. Allora c'è un punto dal quale si può ripartire o un punto dal quale si può dire mi fermo. Lì la Lega deve sciogliere un grande equivoco. Ha più a cuore l'interesse di un paese in questa situazione qui oppure la tentazione di fare all-in, cioè di andare a elezioni considerando che il punto elettorale raggiunto è il massimo e quindi si possa solo eventualmente scendere. I consensi non si incrementino. Esatto, e allora prova a fare all-in, cioè prova a fare come si fa nel poker, punta tutto, sperando di prendere una maggioranza magari con il Fratelli d'Italia. Perché diversamente, se poi dovesse essere necessario avere il contributo di Berlusconi, l'alternativa a questo governo, con tutte le sue complessità, dice bene Giannulli, un governo nato in condizioni molto particolari, non per scelta ma per necessità, avrebbe come alternativa un ritorno al passato. E non so se questo agli stessi elettori della Lega, chiederei alla stessa Sardoni, piace molto. Allora, chiedo una battuta, un tweet a Librandi intanto su questo, cioè... se dal suo punto di vista crede che Salvini voglia in qualche modo capitalizzare, cioè c'è la tentazione da parte di Salvini di andare e provare se fa il botto in positivo per la Lega? Non lo so, non credo, perché al di là di tutto tutti i dati sono dal mio punto di vista negativi, infatti la segnalazione dell'Europa è sta crescendo il debito pubblico, avete i conti fuori controllo. Dire i conti del 2018 quelli di Gentiloni, la procedura di domani è quella di Gentiloni, per precisare. Capisco che lei ha un altro punto di vista, ma l'Italia io la vedo in un altro modo, anche fortunatamente i cittadini. Quanto riguarda quindi il futuro, c'è una legge di bilancio da portare avanti e non credo che Salvini voglia cimentarsi subito in questa grande difficoltà di rimanere lì col cerino da solo o gestire un problema così grande. E poi qualcuno dice andranno a votare e ci sarà un paese guidato dal centrodestra con la Meloni o con Forza Italia, ma a parte che facendo i numeri bene non so quale maggioranza potrebbero avere. Sì. E poi che cosa hanno davanti un paese in difficoltà, un paese che non sta crescendo, un paese che ha un debito pubblico in crescita, e perché? Perché loro per prendere tanti voti hanno raccontato un sacco di bugie agli italiani. Quota 100 è un qualcosa che un va a spingere sul nostro debito pubblico, il reddito di cittadinanza, la flat tax, tutte cose teoriche che non fanno bene ai conti dello Stato. Quindi io credo che Salvini abbia tanti problemi da chiarire, sia il fatto di andare alle elezioni non credo che sia una cosa che gli faccia molto piacere, e quindi penso che cercherà di andare avanti e costruire un centrodestra dal suo punto di vista più solido. Noi cercheremo di costruire un centrosinistra in alternativa totale a questo centrodestra. E diciamola così, anche competitivo nel caso si andasse al voto. Un attimo, signor Sardone, che devo andare in pubblicità. Ti chiedo semplicemente, se dovessi scommettere sulle elezioni a settembre in primavera, su che periodo ti orienteresti? Mi orienterei su settembre, anche perché, e poi la facciamo finita, la questione si andrebbe sicuramente in esercizio provvisorio, cioè il governo avrebbe,
Ma sarebbe una panacea per l'Italia, perché in bilancio provvisorio non si possono fare spese ulteriori. Allora vado a Giorgio Mulè, questo per chiedere a Mulè. Mulè l'altro giorno è stato durissimo dopo l'intervento del presidente del Consiglio Conte. Chiedo però anche a Mulè che prospettive vede, cioè se si può ritrovare una qualche, uso una parola grossa, armonia tra i soci di governo, o se dal tuo punto di vista andiamo irrimediabilmente verso un voto anticipato. Ma giornalisticamente è stata definita la telefonata che allunga la vita del governo. Sì. Io l'ho detto e lo ripeto, una telefonata che allunga l'agonia del governo. Lo fa perché con grande onestà intellettuale, ma pragmaticamente, lo stesso sottosegretario Guidesi diceva, quello dello sblocca cantieri è un passo minimo. Perché? Perché non ha il respiro di un'azione di governo condivisa, perché sul tavolo ci sono temi enormi, da quello europeo a quello che riguarda l'autonomia, la flat tax, tutta l'enormità delle questioni che stanno sul tavolo. Perché? Perché non c'è una comunità politica, c'è un contratto, e chi si basa su un contratto non ha una condivisione né di valori né di idee. Quindi a ogni provvedimento che viene sfornato corrisponde una differenza che è abissale tra la Lega e i 5 Stelle. I tavoli di crisi, accennavate prima a quello che succede, ce ne sono oltre 130 al Ministero dello Sviluppo Economico, 210.000 lavoratori. Se tu intendi affrontare la crisi della Whirlpool mettendo la pistola sul tavolo, cioè dicendo all'azienda ti tolgo i soldi che ti ho dato dagli aiuti pubblici, se tu non assumi, non hai veramente idea di come si gestiscono le crisi aziendali. Le crisi aziendali si gestiscono, cosa di cui sono incapaci, basta vedere cosa hanno fatto con la Piaggio Aerospace a Savona, dando una visione di paese che o accompagna aziende esistenti nel quadro di un programma di governo che punta le sue fiche su 4.0, sulla manifattura, sull'agroalimentare, allora mette in condizioni le aziende di poter mantenere una forza lavoro o di usare degli ammortizzatori sociali non disperdendo il capitale umano e industriale che ha. Ma se tu affronti le crisi con l'approccio, tra virgolette, manettaro giustizialista che ti fa minacciare l'azienda non solo scapperà, ma le altre aziende, le altre multinazionali non verranno mai più in questo paese. Allora la differenza è culturale. Perché questo governo non ha respiro? Perché non ha nessuna forza di coesione che li può far stare assieme. Allora, quello che noi denunciamo e continueremo a denunciare è l'impossibilità di portare il Paese verso una strada diversa. Quando in Europa arriverà oggi la lettera, hai voglia di dire dobbiamo cambiare l'Europa, ma l'Europa è un insieme di comunità e di stati che non cambi dall'oggi a domani, e se i tuoi presunti alleati, l'Olanda, l'Austria, i paesi cosiddetti sovranisti, sono i primi a denunciare l'Italia per il debito, avendo stabilito e scritto l'Italia che nel 2020 sarà addirittura superiore rispetto a quella attuale, non hai nessuna possibilità di andare a fare la voce grossa in Europa. Avevi un alleato sul deficit, poteva essere la Francia, e con la Francia sappiamo come è andata a finire: prima crisi dal dopoguerra con l'ambasciatore richiamato, Di Maio che non ha idea di in quale appartamento si infila. Magari i rapporti sono meno burrascosi. Sì, però sono sempre improntati a una diffidenza che affonda le radici in una politica estera che è stata sbagliata ed è fallimentare. Allora, Salvini, sempre in tema sull'argomento di cui stiamo dibattendo, che cosa dice? Dice: noi abbiamo bisogno, ripete, di uno shock fiscale, così come Trump ha fatto negli Stati Uniti. E poi sull'Europa dice una cosa molto precisa: all'Europa faremo notare che il rispetto dei vincoli sta portando il paese alla precarietà e al blocco. Vorremmo un incontro intergovernativo di tutti i governi europei per dire nel 2019 i vincoli di tanti anni fa aiutano ancora o vanno aggiornati. All'Europa conviene un'Italia in difficoltà o una Germania che rallenta? Al di là dei colori politici è chiaro che le regole fondate sui numeri vanno riviste e superate. Sforare o non sforare il 3% non mi interessa. Però questa cosa di Salvini è condivisa, questa non è una cosa che dice solo Salvini. Ma se l'approccio è facciamo il gruppo intergovernativo per riscrivere le regole, sì, ma devi avere capacità di sederti a un tavolo e poter dialogare e avere le relazioni che hai. Allora così sì. Facciamo così però, chiedo a Marco Rizzo con un attimo di pazienza, perché prima si citava la vicenda Whirlpool.
Ieri appunto il ministro Di Maio insomma ha usato toni durissimi, vediamo con i rappresentanti napoletani della multinazionale americana, vediamo. Non si prende in giro lo Stato dopo aver incassato 27 milioni di euro di fondi pubblici. Il senso era questo, l'espressione ben più colorita. Così parlò il vice premier Di Maio davanti ai manager Whirlpool, la multinazionale degli elettrodomestici che venerdì scorso aveva annunciato la chiusura dello stabilimento di Napoli dove lavorano 450 dipendenti. Due ore di confronto al Ministero dello Sviluppo Economico tra governo, sindacati e azienda in un clima di grande tensione scandito anche dai cori degli impiegati Whirlpool dentro e fuori il ministero. Da Napoli, su 7 pullman, sono arrivati quasi tutti i dipendenti che rischiano il posto di lavoro e sperano nell'azione del governo e soprattutto del vice premier e ministro campano come loro. Di Maio, all'incontro, non usa troppi giri di parole ai manager. Spiega che se la posizione di Whirlpool su Napoli non cambierà, se non si rispetteranno gli accordi sottoscritti il 25 ottobre 2018, in cui l'azienda si era impegnata a rilanciare il polo di Napoli, è pronto a bloccare i fondi destinati all'azienda e a chiedere indietro almeno 16 dei 27 milioni già incassati da Whirlpool. Il MISE potrebbe anche sbarrare la strada al contratto di sviluppo chiesto dalla multinazionale nelle Marche. Intanto parlerà con i vertici americani. Entro 7 giorni portano la soluzione per lasciare aperta quell'azienda e far lavorare le 450 persone, o noi gli togliamo i soldi che hanno preso dallo Stato, gli blocco quelli che gli stavamo per dare e gli tolgo quelli che gli abbiamo dato con alcuni strumenti che dovevano servire a creare più lavoro e più occasioni per le imprese. L'azienda ha preso tempo, una settimana appunto, per concordare una linea con la casa madre americana e tentare di abbassare la tensione. Le risposte per il momento non sono andate al di là di una generica intenzione di riconvertire senza alcuna proposta concreta. Non vogliamo chiudere, ha provato a replicare l'amministratore delegato di Whirlpool Italia, Luigi Lamurgia, e ha ammesso: vogliamo individuare soluzioni per garantire posti di lavoro sostenibili a lungo tempo, ma oggi una soluzione non l'abbiamo. Allora vado da Marco Rizzo, però faccio una piccola sottolineatura, perché prima Mulè diceva la cosa importante è creare un ambiente favorevole per le imprese, per gli investimenti esteri in questo caso, perché se non c'è quello poi tutti scappano a gambe levate dal nostro paese, non c'è dubbio. Intanto nell'immediato c'è da risolvere e da affrontare però una questione di 400 e passa dipendenti che si possono ritrovare in mezzo a una strada. 210. E qui vado da Marco Rizzo, perché poi sono questi i problemi allora, che bisogna fronteggiare al di là delle tregue. Esatto, il tema principale è il lavoro, poi parlerò anche dell'Europa, della vicenda politica italiana. Il lavoro diminuirà, lo vogliamo spiegare agli italiani? Cioè tutte le scoperte tecnico-scientifiche riducono i tempi di lavoro per le cose che ci circondano, per i prodotti che noi usiamo. Allora le strade sono due, o è quella che viviamo adesso, la concentrazione di una ricchezza nelle mani di pochissimi, da Amazon a tutti i vari settori emergenti con personaggi che hanno decine e decine di miliardi di euro, non li conosciamo neanche, sono fortissimi. Oppure si dice, signori, si redistribuisce questo lavoro, perché diminuisce sempre di più il lavoro. Allora o lavoriamo tutti, o lavoriamo meno, o viviamo meglio, oppure c'è questa vicenda qua. Per fare questo però, io non voglio scontrarmi e passare per essere uno... Cioè, se uno sta dentro il meccanismo del sistema capitalistico, le cose che dice Mulè, le cose che dice Guidesi, hanno un senso. Cioè, non è che sono dei pazzi o sono dei cattivi. Sì. Stanno dentro questo sistema e se stai dentro questo sistema devi rispettare quelle regole lì. Io critico questo sistema perché penso, ad esempio, che la politica, perché è così litigiosa? Perché è marginale questa politica. Non conta niente, non contando niente, più meno conti, più litighi, è chiaro, perché c'è una l'imposizione che viene, Salvini nella lettera che tu citavi dice, beh dovremmo rivedere, ma si scontra contro un muro che ci dicono, sono i mercati, che chi sono i mercati? Mica il mercato di Borgo Vittorio o il mercato della Crocetta, sono delle persone in carne ed ossa, sono degli interessi in carne ed ossa e noi viviamo sotto una dittatura di questi mercati.
È per questo che dico, o si ha il coraggio di dire, guarda, e noi proviamo a dirlo. Noi vogliamo, cambiare questo modello di sistema. Cioè siamo dell'avviso che o vogliamo vivere in un mondo dove sono tutti schiavi, ricevono tutti il reddito di cittadinanza, stanno chiusi nella loro gabbietta a ordinare online il cibo schifoso che ci arriva a casa, perché poi sarà così tra 20 anni la nostra società, e ci saranno dei signori che vivranno nelle zone libere, Costa Azzurra, New York, Parigi, con supermissili che difendono grattacieli, che difendono piccole zone del territorio, e ci sarà, per chi ha visto Blade Runner, ci sarà il mondo fatto in quel modo lì. Bene. Incubo, ma però, è questo, ma non lo vedete che stiamo andando? Abbiamo sentito nel vostro splendido servizio una cosa giusta che ha fatto questo governo, lo posso dire, quota 100, cioè gente che doveva andare in pensione e non li facevi andare in pensione, è una cosa giusta, ma nel servizio, la Commissione Europea dice, non il reddito di cittadinanza, che è proprio la fine del lavoro, ed è dentro questo meccanismo, la quota 100 è una cosa proprio giusta, la gente che doveva andare in pensione, doveva andare in pensione, e cosa contrappone questa dittatura dei mercati? Scrivono, avete fatto quota 100 e avete tolto investimenti all'istruzione, alla sanità, al lavoro, e quindi il cittadino pensa, dice, ma come? Ha dato la pensione a quello lì e non mi tolgono i soldi sulla sanità, sul lavoro, e quindi è un problema. I soldi non andavano levati lì, c'è un'accumulazione delle ricchezze, e no, noi guardiamo il dito e non guardiamo la luna, quindi questo è il problema, e mettono gli uni contro gli altri, mettono l'immigrato contro il lavoratore che giustamente è arrabbiato, no? E quindi è una guerra tra poveri. Sono bravi perché hanno anche un mainstream di senso. Attenzione a quelli che però fanno parte del mainstream, perché perderanno il posto di lavoro anche loro molto in fretta. Ci sarà una riduzione anche di quei posti di lavoro lì. Allora, la nota mensile dell'Istat sull'economia, l'indicatore anticipatore sull'andamento dell'economia italiana, ha segnato a maggio un'ulteriore diminuzione, seppur di minore entità rispetto al mese precedente, cioè ad aprile, suggerendo, insomma si capiscono le parole dell'Istat, la persistenza di uno scenario di moderazione dei livelli di attività economica. Insomma, cioè non è la polmonite, ma continua ad avere la febbre. Questa è la traduzione che fa Mulet, che si ricorda i suoi trascorsi da giornalista, giustamente. Adesso vi facciamo sentire qualcosa che riguarda i pensionati, le pensioni. Ci sono i sindacati che annunciano per dopo l'estate probabilmente una manifestazione, sono incavolati neri per quanto riguarda la rivalutazione delle pensioni. Ci sono 5 milioni di pensionati, 5 milioni e mezzo di pensionati. Il 5 Stelle sul suo blog oggi dice è una grande bugia il fatto che stiamo penalizzando i pensionati. Siamo in piazza per chiedere ai signori che comandano i nostri diritti. Siamo persone che non ci viene neanche riconosciuto questa parola, pensionati, se non come bancomat. Arriverà con il cedolino di giugno la prima pensione alleggerita del taglio della rivalutazione che l'INPS ha annunciato quest'anno farà rientrare nelle casse dell'ente 253 milioni di euro. 3 miliardi e 6 di risparmi nel triennio 2019-2021. Un'operazione, il blocco dell'indicizzazione, che getta ombre di iniquità sul governo perché si colpiscono i più deboli e si sottraggono 100 milioni di euro ai consumi. Lo dicono i sindacati, lo hanno gridato i 100.000 radunati in piazza San Giovanni a Roma il 1 giugno. Ancora una volta si è fatto cassa sulle pensioni dei nostri anziani e delle nostre anziane. Una cosa intollerabile. 3 miliardi e mezzo scippati alle pensioni, alla rivalutazione delle pensioni degli uomini e le donne di questo paese. Il taglio della perequazione riguarda le pensioni che superano 3 volte il minimo, dai 1.500 euro lordi in su. Un conguaglio previsto, ma questa volta comporterà in un colpo solo il 30 giugno il prelievo degli importi relativi ai primi 3 mesi dell'anno. Oltre al blocco della rivalutazione, il popolo degli over 75 anni soffre dell'aumento delle tasse e dei
balzelli locali. Non solo, i pensionati italiani in Europa sono quelli che pagano il livello più alto di tasse, mentre quello sanitario, di livello, non viene garantito a tutti e in tutto il paese. Come sostiene Maurizio Landini, segretario nazionale CGIL, colpire i pensionati è la strada sbagliata. Per la sanità soprattutto, perché siamo proprio messi male, malissimo, la gente muore perché non si può curare. Ci sono tanti soldi da spendere, ma noi paghiamo tante tasse e non abbiamo tutto quello, almeno una minima parte, dai, anche le prime necessità, non abbiamo, per un ricovero, per un fare una prenotazione, 2020. Tengo ancora per un po' silente Elena Murelli, perché essendo rappresentante importante della maggioranza, così può replicare alla fine degli interventi, diciamo, di chi non si trova in maggioranza. E vado dal senatore Stancanelli. Allora, prima sentivamo Giorgia Meloni che diceva l'errore è stato appaltare la politica economica al Movimento 5 Stelle, e questa è una parte. L'altra parte, così le faccio la domanda, la traggo da quello che ha detto poco fa ancora Di Maio. Di Maio dice: la lettera di Bruxelles ci dice delle cose da fare e l'esecutivo italiano con educazione risponde che non siamo disposti ancora una volta a fare la stessa cosa fatta in questi anni, cioè tagliare i servizi ai cittadini. L'Europa non ha imparato dai suoi errori. Perché faccio questa premessa? Perché mi pare che poi, per essere molto pragmatici, qui le strade sono due, cioè o il governo in questa trattativa che insomma è appena cominciata si adeguerà alle richieste, come già successo, lo ricordava qualcuno, per la legge di bilancio, sì, prima lo ricordava Cremaschi, e questa è una strada, poi vediamo con dove trovare almeno 3 miliardi e mezzo dalle pieghe del bilancio. Nessun governo ha mai detto di tagliare i servizi. Nessun governo italiano ha mai detto di tagliare i servizi, ma i servizi sono sempre tagliati. Si va allo scontro a brutto muso con l'Europa, e lì qualcuno dice questo in fondo è il sogno inconfessato della Lega e del Movimento 5 Stelle, che poi solo hanno fatto passi indietro rispetto alle posizioni nei confronti dell'Europa e dell'euro. E però, chissà, allora lei come la pensa? Ma io innanzitutto penso che la premessa che è stata fatta stamattina anche dagli altri ospiti è precisa, cioè noi ci troviamo di fronte a una situazione in cui l'Europa da più di 10 anni ci dice le cose che dobbiamo fare, sì, ma nonostante le cose non state fatte abbiamo 400 miliardi in più di debito pubblico. Questa, poi, questa non è colpa dell'Europa, non è colpa, no, dico, nonostante le politiche che l'Europa ci ha imposto si è arrivati a questo punto. È vero che il governo cosiddetto del cambiamento ha gridato moltissimo, ma poi in effetti sulla legge di bilancio ha ascoltato le direttive dell'Europa. Cosa succederà ora? Io penso che l'Europa abbia pochi titoli per dire cosa si debba fare. Penso, è stato detto già ampiamente, che la procedura di infrazione non è stata mai contestata, non è stata mai fatta nei confronti della Germania, sarebbe, non è stata fatta nei confronti precedente. E questo invece nei confronti dell'Italia sì. Questa è debolezza politica, ritengo io. E poi aver fatto una manovra che ci ha portati in deficit, ma non ha fatto attività produttiva, non ha creato delle condizioni per far crescere, perché diciamo, il PIL migliorasse, perché io concordo sul fatto che la difficoltà del 135% rispetto al 200% e più del Giappone consiste anche nel fatto che il nostro PIL all'interno della cornice europea che non ci crea problemi, non cresciamo per nulla. Se fosse stato fatto in deficit la manovra, ma per investimenti, io penso che il PIL sarebbe cresciuto. Allora cosa succederà? Non lo so cosa faranno il governo cinese. Però le posso fare un supplemento di domanda, cioè siccome anche il suo partito tuona contro l'Europa e queste regole europee, e siccome vi candidate legittimamente alla guida del paese, poi vedremo elezioni anticipate, non anticipate, visto che anche i dati recenti degli europei vi danno in crescita, io le chiedo, e voi in Europa come fareste davanti a una situazione del genere? Cioè, ma come si può scongiurare la procedura di infrazione? Ma la campagna elettorale che abbiamo fatta con grande serietà è stata quella: andiamo in Europa per cambiarla. Perché il problema è quello. Lo dicono tutti, per cambiarla, compreso il PD.
bisogna vedere come si cambia. Il PD ha per cambiare questa Europa, come si cambia? Qualcuno vuole andare in Europa per smontarla. No, io non appartengo. Magari voi no, ma altri. Io non appartengo a chi la vuole smontare. Io non appartengo a questo perché siamo europeisti ante litteram, quanto altro non europeisti. Ovviamente non è questa l'Europa che ci piace. L'Europa delle regole, delle regolette, è stato detto all'inizio, l'Europa non ha una politica comune. La verità è che l'Europa non è l'Europa che noi sognavamo, che i padri fondatori sognavano. C'è l'Europa che ha... E lo so, questo ce lo diciamo sempre, poi... Diciamo essere pragmatici, è la prima volta che andiamo in Europa e ci andiamo per cambiare, per far valere queste cose. Mi rendo conto che il governo si trova in grande difficoltà. E cioè in una fase molto difficile. È una fase molto delicata. E vado all'onorevole Burelli. Allora, onorevole Burelli, adesso al di là di come è stata accolta questa contestazione dell'Europa, abbiamo sentito Salvini, Di Maio, lo abbiamo detto, le interviste di stamattina, io vorrei farle però la stessa domanda che ponevo prima. Cioè, poi non è che ci sono molte strade. Cioè qualcuno, Conte dice no, ci sarà un negoziato, se lo vuole intestare Conte, ovviamente il ministro dell'economia Tria, deve tener conto di quello che dicono i capi politici delle due forze di maggioranza, che dicono però cose contrarie. Come si fa? Allora, per quanto riguarda la polemica contro i governi precedenti, la lascerei a parte perché noi abbiamo iniziato l'anno scorso, a partire da luglio, le nostre iniziative di governo. Poi c'è stata una crisi a livello mondiale e la lettera europea è basata su quelli che sono i risultati del 2018. Quindi noi stiamo lavorando, portiamo avanti quelle che sono le riforme importanti che a nostro avviso vogliono andare a ristrutturare il Paese. E i primi risultati li stiamo vedendo, ma soprattutto la cosa importante è all'interno della lettera stessa vengono dati dei consigli sulla diminuzione di quello che è la quota 100 o il reddito di cittadinanza. Sì. Questi tipi di risparmi che l'Europa ci impone invece noi li avevamo già previsti in legge di bilancio del 2018, perché ci sono state delle stime superiori che prudenzialmente sono state inserite, ci sono state imposte dalla stessa Europa o dall'Inps, per esempio, in via prudenziale. E già in legge di bilancio avevamo previsto che nel caso in cui ci fossero stati dei risparmi, questi risparmi sarebbero stati reinvestiti per poter andare a diminuire il deficit. Posso chiedere una cosa molto importante. Scusi, no, le chiedo una cosa, perché lei ci sta dicendo, siccome avevamo sovradimensionato le due misure bandiera, adesso abbiamo un risparmio, aggiungo io, questo lo dico io, non l'ha detto lei, probabilmente tra questo e qualcos'altro che si riuscirà a recuperare, poi 3 miliardi e qualcosa li troveremo. Però, c'è un però, il Movimento 5 Stelle, il suo capo politico Di Maio ha sempre detto i risparmi del reddito di cittadinanza vanno in aiuti alle famiglie. Ma perché c'è la campagna elettorale, poi sono aspetti, però lo ha ripetuto, peraltro il decreto sugli aiuti alle famiglie dovrebbe essere all'esame del prossimo Consiglio dei Ministri. E allora come si fa? Allora, vanno in diminuzione del deficit come è stato stabilito in legge di bilancio del 2018. Questa è la linea. Infatti, allora, la cosa più importante è quello di andare a diminuire il deficit come alcuni ospiti hanno detto. La previsione del deficit del 2019 erano dall'Europa il 2,5%. Per quanto riguarda il governo lo stimava il 2,4%. Sì. Con maggiori entrate e minori spese dovute anche a quota 100 reddito di cittadinanza, le previsioni sono molto migliori per il 2019, si addirittura prevede un 2,1%. Sì. Le maggiori entrate saranno dovute, le abbiamo già dimostrato con l'inserimento di quello che è il regime forfettario. In questo modo abbiamo ottenuto un più 8% di partite IVA, era un più 5% già a gennaio del 2019, adesso siamo un più 8%. Quindi persone che evadevano le tasse, quindi lei dice convinceremo, non c'è lavoro e hanno deciso di andare direttamente ad investire in quella che è l'attività lavorativa. Sì, allora, aumentano i consumi? Sì, no, mi perdoni, lei dice convinceremo con la forza di questi numeri la Commissione europea, questo sta dicendo. C'è certo, Misiani che vuole farle una domanda, mi perdoni. No, prego. Volevo chiedere questo, perché la vostra legge di bilancio scrive nero su bianco che l'IVA aumenta di 23 miliardi dal 2020. Passa dal 22 al 25,2 e dal 10 al 13%. Questi soldi dove li trovate? Che non sono soldi Europa o non Europa,
sono scritti nella legge di bilancio questi aumenti IVA che sarebbero... Cioè, dove trovate i soldi per scongiurare questi per aumenti. Per evitare l'aumento dell'IVA, che sarebbe una misura depressiva per l'economia e regressiva perché colpirebbe la parte più debole della popolazione. No, aspetta, l'aumento dell'IVA l'avete previsto voi? Non in queste dimensioni, Caraschi. Per facilitare anche chi ci segue, facciamo rispondere l'onorevole Murelli, prego. No, allora, l'aumento dell'IVA l'hanno deciso il PD nel precedente governo, assolutamente, e non in legge di bilancio. In legge di bilancio invece abbiamo previsto la sterilizzazione dell'IVA. No. Esiste una risoluzione di maggioranza e anche di minoranza che è stata votata in Parlamento, che prevede la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia dell'IVA. E quindi assolutamente questo è importante. È stata votata in Parlamento e quindi il governo deve andare a rispettare. Io l'ho vista, non indicava dove trovare le risorse. Dovete dire cosa tagliate. Sì, questo peraltro voglio fare un'aggiunta, lo chiede anche la Commissione Europea, cioè dice c'è preoccupazione. Ma lo chiedono gli italiani, lo chiedono indicati. Gli italiani che vanno a fare la spesa al supermercato tutti i giorni. So che vuole intervenire, le do subito la parola. Ma chi se ne importa? Vorrei una risposta, se possibile, secca su questa domanda che non fa solo il senatore Misiani, che si fanno molti italiani, e poi torno da Cremaschi, prego. Con la diminuzione delle tasse noi previamo che aumentino i consumi e quindi si va direttamente a trovare quelle risorse di investimenti anche andando a fare quelle riforme che sono il decreto crescita e lo sblocca cantieri che sono in discussione proprio alla Camera e al Senato. Cioè, chiarissimo. Una famiglia che ha un mutuo e prevede di però scusi Misiani, adesso uno può essere d'accordo o non d'accordo, questa è la grande scommessa della Lega e di Salvini, poi vedremo, no? Per non essere ipocriti, questa è una scommessa, poi vedremo. Sì, andiamo avanti a scommessa. La scommessa diventerà azzardo, io non lo so, scusatemi, posso un attimo, possiamo aggiungere il debito aumenta. No, che Cremaschi, arrivo da lei, aspetti, mi fate fare il padrone di casa, voglio aggiungere un elemento, perdonatemi perché è interessante, l'elemento è questo. Reddito di cittadinanza, è stato detto quanto potrebbe portare di incremento al PIL, c'è una grande polemica ancora su come funziona, soprattutto per quanto riguarda il reinserimento al lavoro. Oggi davanti al Mise protestano nuovamente i precari di ANPAL Servizi, che sono quelli che dovrebbero, ecco, per capirci, istruire i navigator futuri, no? E quindi vi potete rendere conto di com'è ingarbugliata la situazione. Vogliamo un attimo sentire le voci di questi precari di ANPAL Servizi? Prego. Sentirsi scadenza vuol dire che quando vai al supermercato a fare la spesa, la vita non è più la stessa. Vuol dire che quando vedi i prezzi, ci pensi due volte prima di comprare qualcosa. Vuol dire che hai due bambini e che pensi al domani. Quanti anni qui dentro? Dall'inizio del 2013 sono in ANPAL Servizi, a fronte di 3 contratti a tempo determinato. Dopo ogni contratto sono stata lasciata a casa per un breve periodo e poi rientrata superando le successive selezioni. Il decreto dignità, che punta a garantire la dignità dei lavoratori e la loro stabilità, impedisce che venga fatta una proroga o un ulteriore rinnovo del mio contratto. Lei, come tanti altri, prima del decreto dignità avete sperato nella stabilizzazione? Certamente l'abbiamo sperato, anche perché in qualche modo ci è stato fatto sperare. Cosa significa questo? Sono progetti di vita bloccati? Questo, come per tutti i lavoratori precari, ha una forte incidenza sulla vita personale. Dalla banalità all'acquisto di una macchina, al cambio di una casa, a progetti di vita più seri, come nel mio caso fare un secondo figlio, che da tempo vorrei, ma che no, in queste condizioni non mi sento di fare. ANPAL Servizi perde dipendenti nel momento in cui invece sta per assumere 3.000 persone. ANPAL Servizi, e a questo punto devo dire il Ministero del Lavoro, ha deciso di lasciare a casa 650 lavoratori da 20 anni in questa azienda e di assumere 3.000 nuove persone. I futuri navigator? Esattamente, sì. Potreste ritrovarvi a candidarvi per diventare navigator? Certo, per mettere il piatto a tavola potrebbe capitare anche questo, come potrebbe capitare di ritrovarsi da un lato della scrivania come beneficiario di reddito di cittadinanza e dall'altro lato un mio ex collega. Questa azienda si ritroverà tra pochi mesi con l'assunzione dei navigator 3.000 precari in più. Sarà l'azienda, l'Agenzia Nazionale del lavoro in Italia con più precari in Europa. Siamo al 90% di precarizzazione.
è giusto che si dia un po' di tempo ai nostri governatori affinché possano oleare questi ingranaggi. Però il tempo è trascorso, il tempo sta finendo, per molti di noi è finito già in questi giorni, pertanto chiediamo una sola cosa, dignità e fare il lavoro che sappiamo fare meglio con dignità. Allora, senza alcuna ironia, e vado a Cremaschi, la riassumo così. Dei lavoratori precari col contratto in scadenza che non sarà rinnovato, che dovrebbero formare altri lavoratori navigator precari che dovrebbero trovare lavoro non precario a tanti italiani. Non so se l'ho detta bene, ma è impressionante, sì, tutto questo. La potrebbe dire anche Totò, non meglio. Io non sarò Totò, ma sostanzialmente è il circuito del precariato. Però mi permetta solo una cosa rispetto a prima. Però lo faccio passo indietro, facciamo un passo avanti. No, va bene. No, voglio solo dire che se le posizioni sono quelle che ho sentito dell'onorevole, sì, della Lega, resto confermo che non sono le sparate dei comizi. Vedo possibile un accordo tra governo e Unione Europea, esattamente come c'è stato a dicembre. Perché il cambiamento vero non c'è, il cambiamento è qui, cioè politiche diverse, davvero diverse del lavoro, su questo ci si scontra con l'Europa, creando posti di lavoro, con l'intervento pubblico, con gli aiuti di Stato se necessario, cioè si mette in discussione il vincolo, il cosiddetto vincolo europeo, non per diminuire le tasse qua e là, che non risolve niente, fa guadagnare qualcuno, ma non risolve niente. Ma per un gigantesco piano per il lavoro e per il lavoro vero, garantito. Noi oggi abbiamo questi precari, ma è bene anche ricordare, c'è il dato questa mattina sui giornali, che abbiamo circa 300.000, 280.000, 300.000 lavoratori di grandi aziende. Per le varie crisi industriali. Di grandi aziende che rischiano il licenziamento. Quindi qui ci dovrebbe essere un salto. Devo dire che questo è inevitabile, perché l'abbiamo visto, lo stiamo vedendo stamattina con la crisi Fiat-Renault. Cioè, il governo francese a un certo punto ha detto... magari qualcuno che ha acceso il televisore, che è successo, è saltata la trattativa di questa mega fusione tra FCA e Renault, che avrebbe coinvolto anche la Nissan. Il governo francese... la FCA ha detto, il governo francese, adesso io vuol comandare lui. Pretende troppo. Vuol comandare lui, ma perché ci mette anche dei soldi, e quindi... Il governo italiano c'è bisogno oggi in Italia di un governo che intervenga nell'economia, anche rompendo su questo con il vincolo europeo, perché è l'unica soluzione per evitare il circuito della precarietà che alimenta se stesso. Creare lavoro non lo crea il mercato, questo è il punto, e questo è il punto invece su cui, e chiudo, sono in fondo d'accordo sia i vecchi governi che i nuovi, cioè tutti hanno detto il lavoro lo crea il mercato, non è così, il lavoro lo crea oggi in questa situazione di crisi un gigantesco intervento pubblico nell'economia, quindi lo Stato. Su questo si dovrebbe andare in scontro all'Europa, e io sono convinto che si troverebbero molte solidarietà in giro, perché in realtà sotto sotto tutti i principali stati stanno facendo la stessa cosa. Sì, buongiorno. Ecco, questa è la classica carta inglese. Questa volta, finalmente, starei per dire, intorno all'Italia troviamo quest'acca di un'alta pressione che prende il Mediterraneo. Vi farei notare, ma proprio così perché sono uno un po' puntiglioso, che sul Nord Africa c'è una bassa pressione, quindi l'anticiclone africano non esiste, è un anticiclone mediterraneo ed è piuttosto caldo di solito. Questa perturbazione ormai in dissolvimento, questo indicano queste fratture della linea, si è adagiata sulle Alpi, quindi su quelle zone potremmo trovare qualcosa. Però andiamo a vedere le piogge previste per tutta la giornata di oggi. Vedete, al sud niente, al centro solo qualche nuvola. Al nord, ecco, queste deboli piogge sulle zone alpine nel pomeriggio, che è il portato di questa debole ormai perturbazione. A ovest molto grigio, ci sono delle nuvole, quindi non è un anticiclone di quelli proprio da cielo sereno. Però gli effetti sono abbastanza modesti. Se vediamo la carta prevista per la giornata di domani, domenica, al centro e al sud solo qualche nuvola. Ecco, su questa zona centro-occidentale, ma siamo proprio in zona alpina,
qualche precipitazione un po' più consistente, le altre deboli, sempre localizzate nelle ore centrali del pomeriggio. Vediamo anche lunedì, e come vedete non c'è un cambiamento del tempo, sempre al nord, sulle zone alpine, al di là delle Alpi ci sono delle piogge, in questa zona sull'alto Piemonte, forse qualche fenomeno un po' più intenso, ma sono fenomeni isolati, e sul resto del paese debolissime piogge sull'Appennino meridionale, insomma sono quelle piccole incertezze del pomeriggio, che sono tipiche anche di una situazione che possiamo tranquillamente definire estiva. Questa foto che ci manda Paolo, mio omonimo, no, la foto non era questa, ma adesso arriva, sono sicuro, perché questa foto ha un aspetto che forse non c'è la foto. Eccola qua. Poi se parlava di vela, la stavo aspettando con un certo interesse. Non siamo al mare, siamo su un lago, sul lago di Caldonazzo, in provincia di Trento, con queste due barche a vela, perché c'è un'attività velica su quel lago, e guardate il riflesso sulle vele e sull'acqua, è proprio un volo nell'oro, è proprio tutto completamente dorato, molto 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 bello, e in quella zona immagino anche piuttosto divertente. Allora, vado da Andrea Caggini, intanto vi do questo dato, che non è un dato, diciamo, positivo per l'Italia, è un dato che riguarda la produzione industriale in Germania, la produzione tedesca, che ad aprile è scesa di quasi 2 punti, dell'1,9%, diciamo le previsioni avevano parlato di un calo intorno allo 0,5%, quindi pensate che differenza, siccome c'è un interscambio e un rapporto continuo, costante delle imprese italiane, in alcuni settori soprattutto, con quelle tedesche, questo non è un dato che ci favorisce, e comunque la si pensi sulla Germania. Ad Andrea Caggini chiede una cosa, Tamara Bizzotto diceva alcune cose sui commissari europei uscenti, uno ne può pensare anche tutto il male possibile, e però ancora per qualche tempo con loro bisogna fare i conti, con quelli che verranno vedremo, e con quelle regole che ancora sono vigenti nel club europeo, no? Questo mi pare il tema, e allora mi chiedo, va benissimo decidere di battagliare con regole che si ritengono a torto o a ragione invecchiate, non positive per il nostro paese, però c'è un problema di fare gruppo, fare alleanze, farlo con toni diversi, non lo so, qual è il tuo punto di vista? Io sono d'accordo sul giudizio nei confronti dei precedenti, degli attuali commissari europei, ma questo non sposta la realtà è che l'Italia deve stare dentro un sistema di regole che l'Italia in passato ha accettato e ha sottoscritto, e soprattutto il problema non è tanto l'Europa quanto i mercati finanziari, il giudizio dell'Europa, insomma, è gestibile politicamente, ma se l'Europa mette in difficoltà l'Italia perché l'Italia non è in grado di affrontare il problema del proprio debito pubblico e di fare politiche per la crescita, perché ora tutti dicono dobbiamo fare politiche per la crescita, sì. La precedente legge di bilancio ha fatto tutt'altro, tant'è che nel DEF ultimo il governo si è corretto, no? Aveva previsto una crescita all'1,5%, siamo allo 0,1%. Però dice anche la congiuntura internazionale è cambiata, Non c'entra assolutamente niente, la Spagna cresce molto più di noi, la Grecia ha un differenziale... La Germania mi sembra... Ma non scherziamo, purtroppo no, si è scelto di fare una legge di bilancio quella scorsa puramente elettoralistica per impugnare queste due bandierine, quota 100 e reddito di cittadinanza, che si sapeva benissimo non avrebbero inciso sull'economia, sulla crescita, e ci troviamo oggi nella situazione in cui ci troviamo. Ricominciare con la retorica sfideremo l'Europa, quando la precedente volta non l'hanno sfidata e hanno accettato di stare ai saldi di bilancio imposti dall'Europa, non è credibile. Magari avessero fatto la flat tax prima, magari dando un segnale sul debito, tagliando di 10-15 miliardi la spesa pubblica. Però posso farti una domanda? Cioè, va bene, allora i toni sono sbagliati, la strategia politica e di politica economica dal tuo punto di vista è sbagliata. I toni producono effetti controproducenti, a me spaventano i toni forti. Abbia invece delle regole con tutte le cose che dobbiamo fare, i compiti a casa famosi, certamente, le responsabilità italiane, ma che questa Europa debba cambiare, no, come dire, cornice, ormai è consapevolezza di tutti, non nel c'è senso dubbio. Va fatto questo, il punto è come arrivare a dei risultati, cioè, in politica contano non tanto le enunciazioni di principio quanto i risultati concreti. A me
pare che agitare la retorica sovranista in questa fase non aiuti il cambiamento d'Europa. Perché? Perché l'Europa è governata dalla Commissione europea, la Commissione europea è nominata dai governi, attualmente i governi non sono sovranisti quelli in Europa, a parte l'Italia. E quindi ci troviamo sempre più isolati. Nella Lega, nel Movimento 5 Stelle hanno un sistema di alleanze in Europa degno di questo nome, ma non hanno un gruppo parlamentare che abbia un peso politico. Quindi l'Italia non è mai stata così isolata e così debole in Europa come sarà con la nuova stagione dopo il voto europeo. Allora, facciamo così. Contrappunto rapidissimo di De Manzone e poi la replica di Mara Bizzotto. Massimo. Ma io non sono del tutto d'accordo, perché non è solo una questione di alleanze, è anche una questione di come dire, fase storica. L'Inghilterra se ne sta andando, la Gran Bretagna se ne sta andando, la Brexit prima o poi avverrà, c'è stato un pasticcio, però sì. La volontà è quella ed è chiara. I sovranisti, più sovranista di Macron in Europa non esiste nessuno, quindi non c'è anche dubbio, lì abbiamo, non c'è abbiamo, facciamo confusione sui temi. Il problema dei vincoli li sforano tutti, li stanno sforando tutti, è solo una questione politica. Sono d'accordo su una cosa: i mercati. Il problema vero dell'Italia sono i mercati, cioè la Commissione europea possiamo fottercene alla grandissima, io dico, perché l'hanno fatto tutti, è solo una questione, ripeto, politica che poi si gestisce. I mercati sono un'altra brutta bestia, che è più difficile, ma se tu ti presenti con un piano vero di tagli alla spesa pubblica, di rilancio dell'economia attraverso anche una politica fiscale, i mercati ti premiano, perché non è una questione di antipatie o di simpatie, è una questione di scommettere su un paese oppure no. E questo è quello che bisogna fare. Che le regole vadano cambiate è talmente evidente, certo, che tu mi hai chiesto un flash adesso e quindi mi fermo. Ma se dopo mi lasci fare un piccolo ragionamento su quello che ha detto ieri Draghi, di 3 minuti, certo, vi spiego come siamo nell'assurdo più totale. Sì, allora ci torniamo. Intanto voglio sentire la replica di Mara Bizzotto. Allora, innanzitutto, non è che noi dobbiamo subire i mercati, dovremmo governarli. Non è che possiamo... Cioè, non è che possiamo non aver paura della Commissione. Però ricordo a te, se mai l'avessi dimenticato, ma Berlusconi lo ricorda bene, credo, nel 2011 c'è stato un giochino dei mercati, dello spread, in un momento in cui l'economia italiana andava meglio di adesso. I dati lo confermano. Non è paragonabile, come sai. Lo sai benissimo. Non è paragonabile. Detto questo, ci fu un'operazione, la Deutsche Bank vendette titoli di Stato italiani. Quando ci dicono, mi dicono, l'Italia è isolata, ma perché era presente in questi anni? Avete visto l'Italia presente? Io sono là da 10 anni. Certo, ho vissuto, quindi è un osservatorio, insomma, ecco, importante. E ho visto nel 2014, proprio alla seduta plenaria di insediamento, arrivare Renzi, che era presidente del semestre europeo. Avete visto qualcosa di positivo dall'Italia ottenuto da Renzi? E aveva il 40%. Abbiamo avuto... Non lo chiede alla Geloni, che ci ha scritto un libro contro, esatto, Renzi. E aveva il 40%, quindi so che lei conferma. Aveva la forza politica per farlo. In cambio noi abbiamo avuto la commissaria Mogherini e la commissaria e vari eventuali viaggi. Sì. Vicepresidente della Commissione. Sì. Avete visto che il paese, cioè, dice, Italia, ne ha tratto beneficio l'Italia governo da questo ruolo o no? Aggiungiamo il presidente Tajani, aggiungiamo tante presenti figure. Mario Draghi alla BCE, forse, esatto, no? Non dobbiamo dimenticare. Visto, ragazzi, non scherziamo neanche. Mario Draghi è la ragione per cui siamo ancora tutti quanti in piedi, fisicamente in piedi in questo paese. Sì, quantitative easing l'ha fatto negli anni precedenti. Se non avesse forzato le regole della BCE consentendo di acquistare titoli pubblici, saremmo schienati. Serve coraggio, che Salvini dimostra di avere, non solo in campagna elettorale, perché, piaccia o non piaccia, Salvini dice una cosa e la fa. Disse che ma si può, vero, si deve fermare, che sforava il 3% la scorsa volta. Che si può e si deve fermare l'immigrazione clandestina, l'ha fatto, nonostante l'Europa si è messo d'impegno e ha fatto il blocco dell'immigrazione clandestina. E con la stessa determinazione, sperando di avere al Parlamento europeo, vi parlo da parlamentare europeo,
Forza Italia, piuttosto che i socialisti, piuttosto che gli italiani, accanto a noi e non che vadano, come purtroppo sembra, a perpetuare la solita alleanza socialisti popolari. Perché ricordo in campagna elettorale il buon Berlusconi che diceva mai con i socialisti, invece siamo ancora con i socialisti. Sì. Speravo e pensavo che ci fosse più coraggio e se avesse la forza di creare un fronte diverso. Esattamente che effettivamente, il contrario. Però non dimentichiamo, adesso io non voglio infierire, che Forza però, Italia non ha più il peso che aveva nei popolari europei, sì, per esempio. E soprattutto esatto, che i sovranisti non hanno avuto questo, la vittoria allora, che avevano annunciato. Quello che ha detto Berlusconi è allargare all'alleanza del PPE con le forze sovraniste, ma non i sovranisti del PPE. PPE i sovranisti. Detto questo, serve blocco, coraggio che il governo attuale avrà. Abbiamo un'idea diversa d'Europa, vogliamo proporre alla Commissione un progetto diverso per rientrare dal debito, sì, sapendo che bisogna dare risposte ma ai cittadini. Ma un piano sul questo debito, adesso al di là di Draghi, quello che ha chiesto, lo sta facendo questo governo? Cioè c'è un'azione concreta di studiare come ma poter sì, ridurre questo debito gigantesco? Assolutamente sì, noi siamo convinti che per diminuire il debito bisogna far ripartire l'economia, perché le politiche di austerità ripartire facendo ulteriori debiti, capisci che non può funzionare. Le politiche di austerità imposte dall'Europa e subite più o meno in silenzio dei governi precedenti, del centro-sinistra, non hanno funzionato, non lo dico io, lo dicono i numeri. La verità è che non ha funzionato la precedente legge di bilancio. Bisogna avere il coraggio di dire, vogliamo diminuire il debito? Sì. Bisogna far ripartire il PIL, bisogna far ripartire il lavoro, bisogna far ripartire la crescita. Ieri c'è stata una buona notizia, lo sblocca cantieri sì, è una buona notizia, oggettivamente, perché poi, come tutte le aiuti, cose, bisogna vedere poi i risultati pratici che produrrà, no? Certo, è però è anche, insomma, sappiamo intorno, cosa ci gira attorno a un cantiere, l'economia passa di sì, lì, quelli oltre sono a essere poi esigenza, questioni complessissime, appalti, non ne parliamo. Sì, però che l'Italia avesse bisogno di sbloccare i cantieri, lo dicono tutti, insomma, sì, lunedì scorso solo Cantone non è molto d'accordo, ha detto eravamo non mi piace, inaugurare il primo cantieri, tratto della Pedemontana assieme a Salvini e Zaia e gli effetti già si vedono, ma che l'Italia insomma, abbia bisogno di questo credo che solo allora, ma non basta poi dare, c'è modo e modo non di basta realizzare dare le opere, un giusto ma nome un decreto perché poi la cosa si realizzi. Vabbè, no, essere molto pragmatici, cioè vediamo gli effetti che dispiegherà e poi uno può criticare sì, o apprezzare sì, sì. Chiara Geloni, rapidamente che c'ho la pubblicità. Allora, no, peraltro vi faccio vedere questi, ecco, questi qui, non so se li vedete, sono i mini bot della discordia. Io qui ce n'ho uno da 50 e uno da 100 euro, ne avevo uno anche di taglio più piccolo da 5, wow, non so che fine li abbia fatto fare. E sono, e c'è tutta una discussione, ieri per prima Moody's aveva detto guardate sono l'anticamera dell'uscita dell'Italia dall'euro, poi Draghi ieri ha tuonato contro i mini bot, Bagnai, Borghi li sostengono adducendo delle motivazioni poi legittime, ma insomma adesso senza aprire la questione, però anche queste fanno parte della battaglia con l'Europa, pensate che con questi si vorrebbero ripagare i debiti che la pubblica amministrazione ha con le aziende e ancora parliamo di quello, decine volevo parlare, Andrea, di miliardi. Adesso arrivo da te, un flash da Chiara Geloni. No, diciamo anche sull'Europa, no? Perché tutta questa no, è complicato, eh? Di sentire, altro che sovranista, a volte sentendo parlare gli esponenti della Lega come l'onorevole, sembra di sentire una Lega proprio molto liberista. Amici di Coffee Break, bentornati ai suggerimenti che vi diamo per trascorrere piacevolmente il vostro fine settimana. Allora, se siete degli sportivi e vi aggirate nella capitale, sappiate che oggi a Roma c'è la notte bianca dello sport. Notte, per modo di dire, perché si inizia dalle ore 16 ad aprire tutti i centri sportivi comunali gratuitamente. In serata tutti gli impianti che aderiscono appunto saranno disponibili per voi, offrendo tantissimi sport che potete fare, come tiro con l'arco, calcio a 5, tennis, pugilato, vela, insomma chi più ne ha più ne metta. Se volete il programma completo, naturalmente c'è un sito che è nottebiancadellosport.it. Ma questo fine settimana di giugno c'è anche un altro motivo per non dormire, si tratta sempre nella capitale del Gay Pride, alle 15 appuntamento come da tradizione a Piazza della Repubblica per poi sfilare fino a Piazza Madonna di Loreto. Tra l'altro in questi giorni il movimento gay ricorda anche il cinquantennale degli eventi di Stonewall, quando a New York la polizia caricò la comunità gay che era scesa in piazza per proclamare i propri diritti. Sono anche in questi giorni 25 anni dal primo Gay Pride italiano.
c'è una parata anche a Trieste per l'FVG, cioè Friuli Venezia Giulia Pride, e con iniziative in tutta la città. E a proposito d'amore, saliamo a Verona, nella città di Giulietta Romeo, questa sera alle 21.30 al Teatro Romano, nell'ambito del Festival della Bellezza 2019, si esibirà Vinicio Capossela nello spettacolo La Belle Dame, Saint Merci e altre paralisi della bellezza. Di tutt'altro tenore, tornando nella capitale, il Consiglio Nazionale del Partito Liberale Italiano, in svolgimento da circa un'ora nella sala da Feltre. E ora mi corre l'obbligo anche di ricordare che domani, domenica 9 giugno, ci saranno i ballottaggi per le elezioni comunali. Sono 15 i capoluoghi ancora chiamati al voto e il Movimento 5 Stelle inizia solamente in un caso, a Campobasso. In tutti gli altri la sfida è tra centrodestra e centrosinistra. Ci sono tra gli altri Potenza, Ascoli Piceno, Avellino, insomma... Chi deve votare lo sa, quindi è inutile che io rifaccia l'elenco. Appuntamento istituzionale domani invece per il Presidente del Senato, la Maria Elisabetta Alberti Casellati, che alle 12 chiuderà le celebrazioni del centenario della Fiera Campionaria Internazionale di Padova. È un evento imperdibile, ma che dico imperdibile per chi si trovi a Roma domani, è la discesa dei petali di rose dall'occhio del Pantheon, uno spettacolo che vuole ricordare la festività cattolica della Pentecoste, cioè la discesa dello Spirito Santo sui discepoli di Gesù. La discesa di questi bellissimi petali, questo spettacolo imperdibile, ripeto, è verso mezzogiorno di domenica. Per il nostro Accadde Oggi ricordo l'8 giugno 1867, data di nascita di Frank Lloyd Wright, uno dei primi archistar del mondo insieme a Walter Gropius, Alvar Aalto e Le Corbusier, e nonché maestro del movimento moderno in architettura. La sua casa sulla cascata che vedete del 1936 è proprio il suo modo di vedere l'architettura come inserita una costruzione artificiale in un ambiente naturale. Il museo Solomon Guggenheim del 1943, bellissimo, a New York, fu il suo ultimo grande lavoro, è considerato una delle più importanti architetture del XX secolo. Allora, rendete un'opera d'arte anche il vostro fine settimana, mentre Coffee Break torna come sempre lunedì prossimo, poco dopo le 9.30, con Andrea Pancani e tutti i suoi ospiti. Noi ci rivediamo con gli appuntamenti tra un mesetto e vi auguro uno splendido fine settimana.